Allora, un anno dopo aver modificato l'articolo 9, soprattutto l'articolo 41 che dà un'attuazione, cioè, pratica, è importante anche perché è cambiato nel frattempo il clima politico e forse anche un po' l'attenzione verso la questione ambientale. Beh, purtroppo sì, il clima politico è cambiato molto, basti vedere anche i cambi di ministeri, insomma dei nomi, e la transizione ecologica è vista come un impedimento, no? E anche è diventata energetica. Ecco, questa ossessione, diciamo, di modificare il PNRR è perché in realtà si voglia aggredire proprio la parte che riguarda la missione ambientale, diciamo, la numero uno. E anche questi progetti strappolati, no? Come quello di fare, lo chiamano Mattei, ma insomma in realtà credo che Mattei, se fosse vivo, penserebbe di fare un hub delle rinnovabili, non un hub del gas, sono tutte cose che ci riportano indietro. E allora a maggior ragione credo che sia fondamentale dopo un anno ricordare che c'è l'articolo 9 adesso modificato, che c'è il 41 e che ogni attività, diciamo, legislativa, ogni norma dovrebbe essere appunto adeguata alla modifica costituzionale e è anche uno strumento in mano ai cittadini per andare davanti ai tribunali, per invocare, diciamo, e quindi poter far pronunciare per esempio su una serie di progetti rispetto all'essere costituzionali, cioè rispetto all'articolo 9 così come modificato. Ricordiamo che tutte le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dato un'interpretazione estensiva dell'articolo 9 prima della riforma sono state poi fondamentali, no? Per far valere anche il diritto all'ambiente nel nostro paese, quindi a maggior ragione oggi che finalmente, diciamo, è esplicitamente citata la tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni all'interno della Costituzione.